Buonasera, stiamo per assistere al ritratto Riccardo Massa, il discorso interdetto di Iole Orsenigo. Vi ricordiamo che l'evento avrà la durata di un'ora, vi auguriamo un buon ascolto. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, molte numerose. Vi ho visto tutti entrare piano piano, adesso siamo tantissimi. Sono molto contenta, quasi orgogliosa di vedere tutte queste persone eh, sotto il titolo, sotto, eh, convocate da questo titolo così difficile perché il discorso interdetto è proprio la pedagogia. Io sono una pedagogista, sono qui perché sono allieva, sono allieva di Riccardo Massa. E per me è un grande onore presentare a forse persone che non conoscono questo nome eh, che importanza ha avuto per la storia della pedagogia italiana riflettere eh, sulla dimensione epistemologica del discorso pedagogico. E quindi il discorso interdetto, dicevo, è la pedagogia perché la pedagogia è un discorso nascosto che in genere non si fa. Si preferisce appunto fare, intervenire, educare, ma non si dice come si fa. Certe volte non lo sappiamo neanche, non solo dire, ma non sappiamo come agiamo. E invece io mi sono appassionata come allieva proprio alle regole di formazione del discorso pedagogico. Eh, per me è stato molto emozionante arrivare all'università e incontrare questo professore che diceva che non bisognava schierarsi in pedagogia, non a destra e non a sinistra, ma bisognava pensare e questo mi ha dato molta libertà perché invece venivo dagli anni 70 a Milano, una scuola elementare, questi sono i miei ricordi, dove mia mamma faceva un po' di politica culturale, politica pedagogica, non sapeva forse neanche lei che politica faceva a scuola, ma io non capivo quasi niente, capivo che c'era la lista 1 e la lista 2 e che erano una contro l'altra, però non, non riuscivo a comprendere chi avesse ragione che avesse torto. E quindi incontrare un professore che mi dice eh, non devi schierarti, eh, mi ha fatto fare un salto, mi ha fatto fare un salto molto importante. E così sono diventata una pedagogista, che è una professione nuova, che non esistono i pedagogisti ancora, ce ne sono di laureati, però siamo una professione un po' minoritaria come tutto il mondo della pedagogia, gli educatori sono ancora più in difficoltà. E io sono stata fortunata nel mio percorso invece perché incontrando Massa e laureandomi con lui tanti anni fa, Massa poi di lì a poco avrebbe fondato una facoltà, poi un dipartimento con la seconda università di Milano, a Milano Bicocca. E, e quindi era una, erano anni veramente di gra, go, gloriosa, mi emoziono, di gloriosa eh, affermazione. Proprio prima ricordavo che ho una memoria di, di massa con le, la, la maglietta manica corta, insomma, così, come un boy scout in università che fa teatro con gli studenti. Eh, faceva tutto, scriveva i documenti per la segreteria, faceva il, 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 la bibliografia d'esame e poi stava anche con i ragazzi. Era, forse si è anche sovraesposto perché sto raccontando di anni eh, a cavallo proprio del 2000, questa data così emblematica, e lui è morto nella notte eh, del nuovo millennio. Eh, infatti, mentre arrivavate voi c'era un clima di festa, di grande attesa. E mi ricordo che eh, quella mattina dopo, quando seppi la notizia, stavo raccogliendo i coriandoli in casa. Eh, abbiamo appena finito di festeggiare tutti. E la notizia meno, eh, meno probabile è stata quella di quella mattina lì, insomma, e, e ci ha lasciato tantissime cose da fare. Eh, a partire appunto dal, dal tema del, del discorso pedagogico, perché Massa aveva una grande visione eh, sia eh, sulla parte teorica ma anche sulla parte operativa, aveva una visione sulle nuove professioni, sul posto che pedagogista doveva avere nel dibattito eh, culturale, eh, aveva una grande voglia che anche l'educatore prendesse parola nei tavoli di lavoro, nei, con i comuni, con gli assistenti sociali, con i medici, eh, dipende dai servizi. E quindi per me oggi è un'occasione un po' emozionante perché sono con amici che mi hanno invitato e qui ringrazio Massimo Recalcati e tutta l'organizzazione, ma è proprio parlare di questo oggetto di questa memoria e di questo discorso che sentirete affilato, è difficile, eh, ci siamo confrontati, sono pagine spigolose, è proprio un altro modo di scrivere rispetto a oggi, sono passati molto più che vent'anni, Massa si è laureato nel 68, si è laureato a Torino, si è laureato con chiodi, per cui un'altra università, un altro mondo. E... Forse l'unica cosa che mi tiene in piedi nell'emozione è che ci credo veramente che le professioni dell'educatore, del pedagogista siano professioni di alta, alta eh, capacità, alta professionalità. Invece il pedagogico come etichetta del dominio per Riccardo Massi erano tutte le scienze umane e sociali e quello che resta della pedagogia, tutti insieme, non, non accettava il passaggio dalla vecchia pedagogia filosofica alle nuove scienze dell'educazione. Metteva in problema proprio questo, però voleva tenere tutti insieme, lo chiamava arcipelago, arcipelago pedagogico questo dominio. Ma questo dominio oggi è sotto il segno della, io prima dicevo minorità, ma anche dell'emarginazione, perché sembra che l'educatore si debba occupare solo di chi sta male. Di chi sta ai margini, mentre la, la mossa culturale che bisogna dire l'educazione, quella che è per tutti, per noi, eh, l'educazione della normalità. Bisogna anche usare questa parola. Eh, Mas era un grande studioso di Foucault, ma non aveva paura di usare la parola normalità. Eh. E quindi eh, ho scelto come pagine per eh, mh, ricordare Riccardo Massa eh, degli articoli brevi scritti in modo affilatissimo, ripeto, eh, che Massa ha pubblicato per la scuola Sene negli anni 80-85, una cosa così. E aveva una rubrica che si chiamava Pedagogia Sommersa già il titolo è un programma e questi articoli sono pochi e sono bellissimi io li ho un po' tagliuzzati e magari do la parola subito a corrado eh, di leggere quello forte insomma per iniziare devianza e patologia assistenza e custodia riabilitazione e servizi di comunità ecco dove si annida ancora e spunta dalla scuola e dalla normalità sociale una problematica di ordine pedagogico. Ma benché sommersa, benché mis misconosciuta da operatori, specialisti e amministratori, una questione pedagogica continua oggi a darsi, soprattutto in un simile campo, sotto forma di un lavoro educativo, organizzativo e progettuale, che si lascia più difficilmente dissolvere nella sequenzialità e nella linearità d'una mera comunicazione didattica. Proprio questa sua emarginazione in un mondo di emarginati comporta però per la pedagogia il prezzo della sua persistente miseria. Anziché una ben definita professionalità ci si trova davanti ai modi oblativi e militanti del volontariato o da quelli variegati e contraddittori di una fauna pittoresca di cascami alternativi. Di motivazioni puberali di investimenti esistenziali emotivamente irrisolti e così via. Storcere su tutto questo il naso disincantato di un nuovo conformismo illuministico è troppo facile. Più difficile è farsi carico di cogliere come ciò rinvii ad oggi e ad ogni buon conto, a un dato di effettualità e di operatività. Che non può se non affondarsi nel nesso materiale tra educazione e vita e soprattutto di laicizzare finalmente un simile dato entro un quadro di adeguatezza culturale, metodologica e istituzionale. Dove fare l'educatore o l'operatore pedagogico non significhi solo animare, curare, impegnarsi e stare insieme, ma innanzitutto conoscere, apprestare e gestire un dispositivo complesso di azione psicosociale, di strutturazione procedurale, capace di garantire all'azione stessa i suoi caratteri di concretezza e significatività. Il medesimo dispositivo da porre in atto, con le rispettive specificazioni nella scuola e sul territorio, in quanto congegno fondamentale per un sistema formativo integrato. Facendo così uscire il pedagogico dalla marginalità in cui è legato, dandogli effettiva dignità scientifica, togliendogli ogni accentuazione moralistica e religiosa, riportando in particolare la scuola ad assumersi le proprie responsabilità di fronte a quella variabilità di situazioni e di comportamenti che oggi sta respingendo sempre di più nella patologia e nella devianza. Vi sarete accorti che la scrittura alla quale alludevo prima è una scrittura ancora attualissima, perché è quello che dice a proposito la capacità dell'educatore di costruire un campo di esperienza, di saperlo progettare, abitare e anche valutare, non è poi così diffuso nel nostro dibattito pedagogico italiano, anche, anche a, 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 affacciandoci anche fuori le Alpi, insomma. Eh, non, non si tratta, quando lui dice non si tratta di stare lì, eh, dice una cosa profonda perché è, è proprio un problema culturale quello di trovare le parole per dire l'educazione. Gli studenti ai quali insegno io a Milano Bicocca eh, sono, sono sicuramente la meglio gioventù, sono molto volenterosi, appassionati, però eh, storcono sempre il naso sulla parte teorica, non vogliono leggere i libri, non vogliono approfondire, vogliono solo fare. Ecco, l'educatore non è che è lì per fare e basta. È proprio perché abbiamo inventato quel lavoro nuovo dell'educatore che non basta fare. E poi si fa in un modo diverso se, se hai fatto il giro anche dalla parte culturale. Ma è una cosa mh, che rende ancora più bello questo lavoro. Invece, di solito è pensato come un lavoro di serie B un lavoro che serve per, per chi non vuol studiare o per chi fa fatica a studiare. Così mi ritrovo davanti dei, dei fantastici educatori futuri che hanno dei traumi scolastici. E fino a quando quel trauma scolastico, quel brutto incontro scolastico non è superato o in qualche modo se ne parla di quella ferita, non potrà mai diventare l'educatore per un altro. E, e questo è un problema di ordine di conoscenza. E Massa lo spiega molto bene perché ehm, non è un lavoro da meno il lavoro dell'educatore. Eh? a meno che sappiamo cosa debba fare poi il pedagogista di diverso, perché per intervenire l'educatore in una scena deve leggere la scena nella quale può intervenire in un modo o in un altro e produrre effetti diversi, ma a partire dalla capacità di interpretazione di dov'è potrà posizionarsi e questo fa già un po' da pedagogista anche l'educatore. Ai tempi di massa questi problemi, queste due classi di lauree, cioè scusate, tre eh, più due insomma non c'erano e si faceva formazione ai formatori in senso largo e quindi formare un educatore professionale che era la passione di, di Riccardo eh, voleva dire formare anche un pedagogista, formare un formatore aziendale o un insegnante, lui diceva di ogni ordine e grado, le cose sono andate molto diversamente in Italia. Eh, oggi poi capita che ehm, si riconosca poco l'educatore che Bertolini chiama naturale. Per esempio i, i miei studenti non, non apprezzano molto, se, insomma non, non si filano quando io dico che il genitore è un educatore, perché dicono che gli educatori sono loro che studiano, sono loro che si laureano, mentre il genitore non è un educatore. Che è curioso per una vocazione formativa. Oppure capita che anche gli insegnanti, alcuni insegnanti, si riconoscano più come esperti disciplinari che come educatori. Eh? E invece, io penso che sia bello essere esperti disciplinari proprio perché si può fare anche gli educatori con quel contenuto lì. Eh? E come l'educatore lo fa con la quotidianità che apre mondi, e l'insegnante lo fa con la sua disciplina, col suo sapere. Eh, invece eh, dirci queste cose è, è complicato. Eh, preferiamo come dire, mh, vincere la battaglia di chi ha torto e ragione in pedagogia piuttosto che sospendere il giudizio e vedere cosa succede, quello che io prima dicevo interpretare. In questo senso il discorso pedagogico latita perché tutti parlano di educazione, tutti, eh, però non si capisce che discorso è. E non c'è uno sguardo specifico, che per esempio per Massa è uno sguardo sulla metodologia, su come accade quello che accade. Eh? Per esempio, si, della situazione che ci trova qui uniti tutti insieme, possiamo dare tanti tagli di lettura, ma stare attenti a come è usato lo spazio, come è usato il tempo, come stanno i corpi, che regole ci chiamano qui, qual è il taglio metodologico. Di un festival rispetto a altre occasioni culturali. E quindi a pensarla in grande c'è molto lavoro per il pedagogista. Eh? A riconoscere, eh, forse un tempo la parola pedagogia era una brutta parola perché eh, faceva eco al moralismo, come quando diciamo la TV pedagogica come se fosse spazzatura, non so, oppure ci appassioniamo moltissimo, non so. M mentre oggi è più il silenzio del discorso pedagogico, perché siamo passati dalla filosofia alla scienza in modo acritico. Eh, I filosofi non hanno più il settore disciplinare di filosofia dell'educazione, se ne sono sbarazzati. Chi fa filosofia dell'educazione oggi sono i pedagogisti, che poi vogliono essere ricordati come filosofi e non come pedagogisti. È curioso, però, la ricerca, qual è la ricerca che vale in pedagogia? La ricerca empirica. Se fai ricerca a tavolino, se fai filosofia dell'educazione, è un'altra cosa. La ricerca empirica poi ehm, soffre ancora del dibattito tra scienze della natura e scienze dello spirito. Eh, da noi, e la svolta che suggeriva Riccardo Massa era la svolta della clinica ma non in senso terapeutico, in senso appunto euristico, conoscitivo. E allora eh, proviamo a chiedere ad Antonella se ci legge un altro pezzo, sempre da pedagogia sommersa. La parola pedagogia non indica più niente di buono nel mondo della scuola e nei discorsi dei pedagogisti avanzati. La persistenza di una pedagogia generica, ideologica e moralistica ha consentito di riferirsi all'idea di pedagogia come alla metafora più immediata di tutto ciò che si oppone ad uno sviluppo in senso scientifico e democratico delle pratiche di insegnamento. Le nostalgie per una pedagogia come cultura filosofica, storica ed epistemologica sono marginali rispetto ad una ricerca educativa volta a produrre cose da dire agli insegnanti. Didattismo e contenutismo hanno eliminato tutto ciò che della problematica educativa non può essere agito entro un modello comportamentistico e cognitivistico. Non si tratta di sottovalutare l'importanza di una razionalizzazione della didattica ed una innovazione dei contenuti, ma di mettere in discussione gli schematismi che si illudono di realizzarle espungendo dall'apprendimento qualunque dimensione di altro tipo. Non si tratta di reintrodurre nella scuola fattori non controllabili, ma di formalizzare con modelli scientifici più comprensivi la strutturazione spaziale, corporea, temporale, simbolica e interpersonale dell'accadere educativo, le sue componenti psicosociali, il suo dispositivo motivazionale come variabili dipendenti dell'intervento formativo. Si tratta di utilizzare, integrate alle competenze di programmazione e di valutazione, competenze relative al governo di situazioni educative complesse come le attuali, e cioè competenze pedagogiche relative alla configurazione di un congegno d'insieme delle procedure di azione. Per arrivare a formulare un simile programma può essere utile riflettere su quei disagi, su quelle richieste, su quella pedagogia sommersa che non è soltanto un immaginario, cui si continua variamente a ricorrere nel bene e nel male dentro e fuori la scuola, pur chiamandola con nomi diversi. Sebbene nulla sembri ancora increspare la superficie liscia, è rassicurante che la nasconde. Da, da questi anni, era l'85, l'86, dipende dagli articoli, è passato tanto tempo e quell'immaginario a cui alludeva Massa, noi l'abbiamo visto tante volte al, al cinema, dall'attimo fuggente in giù e tutte le fiction hanno parlato tantissimo eh, di educazione. Eh, ma forse Riccardo Massa è noto per una parola che è la parola dispositivo, che potrebbe essere l'enunciato della nuova pedagogia, il primo enunciato diciamo così. Ed è una parola che ha fatto anche tanto scalpore in senso negativo perché, per esempio, entravi in aula, dicevi dispositivo e sentivi la ola perché gli studenti non volevano sentirne parlare perché era complicato. Perché il dispositivo, per alcuni, evocava subito lo strutturalismo, quello duro, diciamo così, dove c'è un appiattimento della singolarità sulla, sulla griglia che è la struttura. E invece, in massa, a parte che il suo è un neostrutturalismo critico, quindi una posizione originalissima, però, in massa è potenziante il lavoro educativo riflettere sul dispositivo non c'è nessun appiattimento della relazione anzi è il contesto in cui la relazione avviene un conto è pensare solo alla relazione o in termini di transfer perché c'è chi ne sa parlare anche molto bene della relazione educativa eh, ma tutto quello che c'è intorno tutto ciò che la sostiene tutto ciò che la apre è questa la competenza che piace dire di apparecchiare eh, le, la possibilità di un evento, perché l'evento educativo non è garantito, come diceva Massa l'accadere educativo è da studiare, ma quando sei in sede di progettazione poi con tutta la creatività pedagogica che hai puoi solo allestire, istituire. Creare un contesto, ma che avvenga l'incontro, che avvenga l'evento, che sia significativo, non lo puoi dare garantito meno male, non per tutti poi. Eh? Perché avessimo una scienza che sa fare questo, sarebbe un po' pericoloso. No? Eh, eh. Invece, eh, eh, però, non è questione poi di squalificare o di cambiare registro. sul sul, sul tema della missionarietà, sul tema della, della, della dimensione artistica, delle velleità, ma io continuo a pensare che c'è un discorso scientifico di ordine pedagogico da fare, ma che tuteli eh, appunto eh, la singolarità, le singole situazioni, che le sappia dire, che le possa interpretare, che possa trovare un lessico di comunicazione per parlarne. E in questo senso mi piace molto un'espressione cosa educante di Riccardo Massa dell'86, perché lì mi sono, quando ho incontrato questa espressione, mi sono riconosciuta proprio strutturalista. Io una formazione cattolica per cui è stato proprio un, un, un incontro, insomma, una cosa nuova per me. E mi sono appassionata a questa parola dispositivo che ha tre universi semantici. E sicuramente noi parliamo in giurisprudenza di dispositivo proprio quando la legge universale deve essere applicata nel particolare, ma parliamo anche di disposizione, che secondo me è come dire, il senso più, più afferrabile, cioè la disposizione degli elementi in gioco, la disposizione proprio. E però mh, parliamo anche di dispositivo in senso tecnico, no? eh, quindi il dispositivo... Tutta la metaforica che usa Foucault, tutta la metaforica di Deleuze, l'idea della macchina, del meccanismo, del marchingegno. Però, se, se non ci si spaventa quest'idea, è, è un modo per oggettivare eh, il funzionamento di una situazione complessa. Eh. E quindi, noi, come, come gruppo di allievi, come fondatori del Centro Studi Riccardo Massa, abbiamo provato a usare anche altre parole oltre a dispositivo, visto il successo soprattutto una quindicina di anni fa. E, e in massa c'è tutta una variabile, di, una, varietà, scusate, una varietà di termini interessanti. C'è per esempio il termine assetto, che in inglese anche funziona molto bene come costruzione. Eh, poi assetto permette di giocare con setting, con set, permette di fare una serie di passaggi, insomma. Però dobbiamo avere sempre in mente che non si può progettare tutto, no? non siamo in questa logica. Siamo in una logica che lascia, lascia progettato l'imprevisto, che è un po' paradossale. Lascia sempre uno spazio che è eh, di attesa di attesa che qualcosa accada. Comunque la, la definizione che io amo di più di dispositivo è sistema incorporeo delle procedure in atto. Sistema incorporeo delle procedure in atto. Incorporeo vuol dire che c'è, ci può inciampare contro, però non è dell'ordine di nessun fisicalismo, non, non lo puoi toccare, insomma. Ci puoi, ti puoi imbattere nel dispositivo, ci puoi essere dentro. E eh, eh, però eh, in questa definizione quello che vale secondo me è quello che non ho ancora detto, cioè in qualunque età della vita e in qualsiasi contesto organizzativo. Perché io mi andrei a prendere anche le organizzazioni, già che ci siamo nel furore pedagogico e non sarei, come dire, eh, rinchiusa nella scuola o che la scuola debba rincorrere le altre organizzazioni. Ma un sapere invece su come si organizza. Come si struttura un'esperienza, questo è della nostra tradizione. Quindi, ehm, vi ho detto che Riccardo Massa è stato filosofo dell'educazione, pedagogista, un grande accademico anche capace nelle architetture istituzionali di costruire insomma qualcosa di nuovo. Ma è stato anche attivo nei servizi di Vercelli, che era la sua città. Ha lavorato in tutto quello che Vercelli offriva, da, dai vari servizi all'insegnamento della filosofia alle magistrali. E lui voleva fare questa cosa. Che secondo me è ancora molto attuale, fare della pedagogia una scienza al singolare. Mentre va molto di moda il passaggio plurale alle scienze dell'educazione, ormai assodato da quando non abbiamo più le magistrali, abbiamo tutti questi licei delle scienze umane, socio-psicopedagogico, li abbiamo avuti di tutti i tipi, ma sempre una pluralità. E invece questa pluralità contiene anche la pedagogia. La pedagogia non è né la sintesi di questa pluralità né fa, lui diceva, un salto nel premoderno, torna come indietro a dire che c'è un'unità eh, di esperienza e sulla rappresentazione dell'uomo, ma ehm, si tiene alla pari con gli altri saperi, tenta appunto di combattere a darmi pare. E, mh, il vero, il vero problema è mettersi d'accordo su qual è l'oggetto della pedagogia. Allora, eh, il dispositivo era un termine adatto a parlare dell'oggetto della pedagogia. Il metodo di questa nuova scienza, questa pedagogia scientifica singolare, poteva essere ehm, appunto la clinica. Mm? E adesso chiediamo magari a Elena se legge un ultimo articolo dalla scuola sé il vero problema è quello dell'oggetto pedagogico. Non si tratta di inventarne uno per il gusto di far nascere una nuova disciplina. Per quanto snobismo si possa avere nei confronti di un simile assunto, non si può seriamente negare che qui c'è un problema di conoscenza. Si tendono a mettere in luce più spesso le richieste che provengono dalla pratica educativa. Si tranquillizzino anche coloro che temono ogni distinzione tra prassi e teoria, tra scienza e filosofia. Si tratta di ben altro, e cioè di mettere tra parentesi la filosofia e le tecnologie dell'educazione, la pedagogia e la pratica educativa, per provarsi a partire da questa cosa che è l'educazione stessa. Non è certo una cosa su cui si taccia o si sia taciuto, è anzi una cosa su cui si sono incrociate e intessute quantità e qualità indefinite di discorsi. È fin troppo ovvio che l'educazione non viene esibita nel suo darsi conoscitivo, attraverso una sommatoria di tali discorsi. Se i più comuni di essi, quelle delle sedicenti pedagogie, o scienze dell'educazione, sono spesso praticati proprio come se si dovessero invece leggere le facce indefinite di un prisma sgraziato. Altri discorsi più seri che parlano di educazione, dalla vera filosofia alla vera sociologia, dalla psicanalisi all'antropologia culturale, dalla letteratura alla semiotica, dal marxismo alla biologia e alla storiografia, un insieme di luoghi teorici e disciplinari, ma anche di luoghi pratici, come certe forme di esperienza educativa autoriflessa, colgono ognuno da parte sua un aspetto fondamentale dell'educazione medesima, perché qui non si tratta di trovarne la sostanza unica e unitaria da esprimere in una teoria o in una scienza totalizzante dell'educazione, non si tratta di raddrizzare alcunché ma solo di rilevare che in tutto ciò continua comunque a denunciarsi un vuoto occulto e mascherato, un oggetto proprio e specifico che attende di restituire, costituendovisi, un altro discorso. C'è insomma una cosa che sfugge e che non è l'elemento gerarchizzante degli altri approcci dell'educazione, ma quello mancante alle loro effettive correlazioni interdisciplinari. Tali da poter, forse, rischiarare gli oggetti intagliati dagli altri discorsi e da rendere finalmente evanescenti quelli costituiti fittiziamente dai più chiacchierati di essi nell'ideologia educativa contemporanea. Una cosa nascosta e agente, reale e latente, che sogghigna dal di sotto di tutte le formazioni discorsive sull'educazione e che può essere approssimata in prima istanza come la materialità sistemica e strutturale dell'accadere educativo. Sono parole un po' forti, direi, però io sono molto affezionata alla parola latente, perché eh, si potrebbe pensare, affrontando il pensiero di Riccardo Massa, che il discorso pedagogico latita... Perché si nasconde come se sotto nel doppio fondo ci fosse una verità segreta da tirar fuori, invece non c'è niente da tirar fuori. Latente vuol dire all'infinito, vuol dire che tu ti interroghi sempre su, sull'oggetto educazione ed è l'oggetto educazione che è agente e nello scarto tra l'agito che puoi fare tu e la dimensione agente del dispositivo che si alimenta all'infinito e anche senza fini, cioè sospendendo il giudizio, si alimenta il discorso pedagogico. Ehm, trovo che sia una prospettiva appassionante. Eh, quando mi sono laureata, eh, Massa mi ha regalato come titolo della tesi il sottotitolo di un suo libro della fine degli anni Ottanta. Eh, più o meno il titolo della mia tesi eh, annunciava la fine della pedagogia, che è stata un una sua proposta: la fine della pedagogia tra tecniche e valori. Eh, e eh, la mia esperienza, come vi ho già detto, era quella di un. Po mh, delle polarità piuttosto accese sul dibattito pedagogico e quindi c'erano i difensori dei valori, e io li, li conoscevo molto bene fino in famiglia, e eh, invece gli accaniti della tecnica, i modernizzatori, i progressisti, quelli che volevano appunto razionalizzare il gesto educativo nella scuola attraverso le griglie per esempio, attraverso la valutazione, cose che ho imparato ad apprezzare nel tempo. Tempo. E eh, solo che Massa diceva eh, heideggerianamente se combatti tra tecniche e valori si esaurisce il dibattito, finisce il dibattito, invece bisogna trovare il modo di alimentarlo all'infinito, non come dire farsi fuori reciprocamente o oh, ragionai tu, hai torto tu e, e, e quindi questo tema della fine... Eh, mi ha accompagnato molto nelle mie prime ricerche anche nella tesi di dottorato. Mi sono messa a studiare anch'io Heidegger e ho trovato una, una bella definizione heideggeriana che eh, non parla di morte, ma parla proprio di fine. Distingue l'essere alla fine e fa una serie di esempi, eh, tipo: ha smesso di piovere, non c'è più pane nel cestino, così. Un dall'essere per la fine. L'essere per la fine è eh, invece traducibile in italiano con compimento. Lui usa un paio di parole del tedesco antico che evoca uno spazio, uno spazio in cui si raccolgono tutte le possibilità, ho detto troppo, si raccolgono le possibilità in vista del futuro. Questo compimento è un po' prima della massima perfezione. Il compimento è... Come dire, rimboccarsi le, le maniche per vedere dove andare, ecco, quindi non proprio tutte le possibilità, quelle che ci sono e quelle che ti portano da qualche parte. Insomma, ehm, per me, ehm, quello che sentiremo a breve. È in parte un po' archiviato, un po' superato questo modo di eh, parlare di educazione. Eh, questo pezzo che sentiremo, che è piuttosto anche complicatino, ha un suo ritmo, diciamo così, eh, viene da un testo che forse è il più bello di Riccardo Massa, che è Educare e istruire dell'87, è un pamphlet breve ma leggibile molto, molto interessante e, ed è gemello con cambiare la scuola eh, che hanno appunto questo sottotitolo entrambi, se li scambiano titolo e sottotitolo, è di dieci anni più tardi ed è direi l'ultimo testo, testo di Riccardo Massa ma è un libro testamento, non sapeva di scriverlo così ma è ancora attualissimo sulla scuola cambiare la scuola. Poi ne parleremo, ma adesso sentiamo da Antonella ed Elena questo passaggio un po' demodé che ci riporta negli anni 70. L'istruzione è passibile di conoscenza scientifica, l'educazione è soltanto il dominio di una proiezione ideologica. Infatti, l'istruzione può essere spiegata sotto forma di leggi, cioè in forma nomotetica mentre l'educazione rinvia alla comprensione ideografica di singole situazioni particolari. Nel primo caso si perviene al livello proprio della scienza, vale a dire del controllo sperimentale e ad inferenze quantitative. Nel secondo ci si ferma ad un livello che può essere al massimo considerato preparatorio ed esplorativo, come quello proprio di un approccio clinico e qualitativo. E ancora... I processi formativi vanno considerati come un campo di ricerca. L'educazione, a differenza dell'istruzione, risulta essere il campo privilegiato di una teorizzazione astratta ed inconcludente. È qui in gioco una fallacia epistemologica consistente nel dogmatismo con cui si esclude una composizione critica, su di un piano di equiparazione quanto a rigore a una peculiarità scientifica delle diverse metodologie di indagine e di valutazione nell'ambito delle scienze umane. A queste qualificazioni epistemologiche ne corrispondono di filosofiche. L'istruzione si appella alla forza della necessità, l'educazione si abbandona alla confusione del caso, l'istruzione avanza secondo una linea tipo illuministico, sull'educazione grava invece un retaggio romantico. L'una fa finalmente propria la concezione positivistica ed empiristica anche nel campo dei processi formativi, l'altra permane entro dottrine idealistiche e spiritualistiche. La prima riafferma istanze di tipo razionale, la seconda sarebbe esposta a tendenze irrazionalistiche. Intellettualismo ed oggettività qualificano quella. Volontarismo e soggettività squalificano questa. Con l'istruzione sono solidali filosofie dure di derivazione anglosassone a fianco dell'educazione stanno filosofie tenere di origine continentale. E qui in gioco una fallacia filosofica consistente nella acriticità con cui si riporta ad implicazioni idealistiche, spiritualistiche e razionalistiche qualunque filosofia non faccia proprio un quadro categoriale rigidamente positivistico. Questo era uno spaccato, diciamo così, della battaglia più feroce che liquida il discorso pedagogico, se non può essere di un certo tipo scientifico. È questo che Massa chiamava falso dilemma. Cioè, eh, non che il dilemma non esiste, falso crederci. Bisogna, come dire, fare il salto per. Pensare lo stesso dilemma, lo stesso paradosso è quello che fa da educare e istruire dell'87 a cambiare la scuola quando parla di valori di posizione. Allora lì si, ci sono dei capitoli dove si è molto divertito a creare questa combinatoria delle posizioni possibili nel dibattito pedagogico sulla scuola. Mi ricordo che eravamo alla Casa della Cultura di Milano, credo ci fossero 20 insegnanti, mentre in altre occasioni c'era tantissima gente e, e lui si divertiva con una vecchia lavagna a spiegarci tutte queste combinatorie. Per portarci a pensare che in fondo eh, non sono altro che valori di posizione quelli che ognuno può assumere mentre quello che conta è il discorso che, che come dire fa la mappa, cartografa tutte queste posizioni e sono pagine difficili di cambiare la scuola, i miei studenti non le amano, però sono anche molto divertenti se si coglie l'ironia della posizione dello studioso perché poi l'effetto che produce questa competenza nei valori di posizione, nelle, nelle cose che si possono dire a proposito della scuola e degli incroci possibili, genera una competenza anche nel gestire eh, i dibattiti. Mm? È una cosa che si impara in clinica della formazione, che è questo lascito che ci ha lasciato Riccardo Massa insieme ad Angelo Franza, che a partire dalla fine degli anni Ottanta crea questa metodologia di ricerca, formazione e consulenza che prevede dei lavori di gruppo, delle esercitazioni sulla base di un. Di alcuni della produzione di testi sui quali si dibatte eh, è, è un passaggio interessante perché al posto di dibattere di educazione e basta, come ricordo io, nei ricordi da bambina, si dibatte a partire da un ancoraggio, da, un da una referenza che può essere un, uno scritto autobiografico anche ma anche una pagina di un romanzo può essere una scena di un film può essere un disegno può essere un paesaggio tridimensionale un collage cioè si discute ma appunto culturalmente non ideologicamente e, e però l'ideologia c'è poi dopo eh, la si scopre la si scopre anche al di là delle proprie intenzioni perché il bello della clinica della formazione è proprio che tu volevi andare da una parte invece tutte le metodologie che hai predisposto ti portano da un'altra. E, e l'andare e tornare tra teoria e pratica è proprio quello che crea una consapevolezza, una, una propria expertise. E quindi ehm, dicevo prima che cambiare la scuola è un testo ancora attuale perché sulla scuola ci sono tantissime produzioni discorsive, ma nessuno ha parlato di forma scuola. In fondo tutto il libro dice solo una cosa e la dice ai tempi, la diceva Berlinguer, che la scuola non si deve raberciare, eh, ristrutturare, ri riqualificare. Quello che bisogna combattere è l'immaginario che noi abbiamo della scuola, cioè che ci portiamo dietro il suo dispositivo disciplinare come se fosse ovvio. E noi non siamo destinati ad avere una scuola solo disciplinare, la scuola non è solo quella che ha descritto Foucault e bisogna conoscere bene le descrizioni di Foucault, ancorarle alla nostra materialità, ai nostri vissuti, per poi costruire un'alternativa con creatività, ma finché non conosciamo ciò da cui veniamo, cioè fin quando noi pensiamo che mettere due banchetti, una lavagna anche luminosa eh, faccia la scuola, siamo giocati dal dispositivo, mentre non che non si possa usare la lavagna luminosa o la lavagna in ardesia o i banchi, o, ma che effetti vuoi produrre? Che effetti puoi produrre date le leggi che ci siamo date, che sono anche molto buone, pensando a quelle di vent'anni fa sull'autonomia scolastica? E, e questa consapevolezza della, della dimensione teatrale che tu apri. E uso la metafora del teatro perché la usava massa nell'ultima parte della sua vita, soprattutto pensando in, al suo stesso ingresso sulla scena. Eh, eh, perché la, questa scrittura così antica eh, nascondeva una grande potenza, una grande passione invece sul lavoro educativo di entrare a fare. Allora non, non siamo destinati come descrive Kafka, eh, quello strumento di tortura che ha perso completamente il filo e replica se stesso. Eh, che si è inceppato e Massa usava questo aggettivo per qualificare la scuola vent'anni fa, per cui ci vuole un, una, un salto, diciamo così, di, di creatività, di conoscenze di creatività. Ehm. Mi avvierei a chiudere, ehm, però, l'ultimo pezzo che amo molto eh, ha bisogno di una presentazione perché ho già detto qualcosa sulla clinica della formazione. Ma le pag la pagina che verrà letta eh, da Corrado è una pagina che ho, ho tolto dalla presentazione della collana di Clinica della formazione. Allora, cos'è la clinica? Anche qui ci sono stati degli equivoci come sul dispositivo. Eh, clinica vuol dire parlare empiricamente, andare a vedere le situazioni, le referenze, ma parlare come fa il medico e come fa lo psicanalista, cioè con eh, un ascolto e uno sguardo pieni di teoria, loquace. E quindi legittimare eh, la, la creazione di un discorso pedagogico a partire dalla disciplina. No, non, Foucault non è usabile solo come denuncia, Foucault va preso in, sul serio. Massa diceva che la pedagogia è, è uno, un lavoro da unghie nere: allora, cosa vogliamo fare con queste unghie nere che Foucault ha descritto tanto bene? Chiuderle, non far vedere che sono nere, invece, prendersi la responsabilità di esercitare anche il potere e il sapere che ne deriva, e viceversa, e viceversa. E quindi il, nel passaggio dalla filosofia alla scienza, la clinica è un pungolo perché è un'altra strada. Non è che non facciamo più filosofia e iniziamo a fare scienza metodo sperimentale o gruppo di controllo perché siamo nel qualitativo, poi il qualitativo è solo esplorativo e non, non legittima la generalizzazione. Ma invece è un'altra la strada che Foucault indica. Foucault indica questa strada che è un po' scomoda perché è un esercizio di potere, quello della disciplina, ma eh, l'esame è lo sblocco epistemologico delle scienze umane. È attraverso l'esame che noi abbiamo un grande cumulo documentario, una grande produzione di scritture. È lì che sta la scienza, la scientificità della pedagogia. E quindi questa clinica della formazione voleva... Aveva secondo me questo grande sogno di essere un collettivo di esperti a vario titolo, compresi di studenti di educazione, di metterli tutti. Permettetemi di usare questa metafora logora attorno a un tavolo, ma proprio come un collettivo al lavoro, ecco, e eh, seguire determinate regole e, la prima fra tutti l'intransitività, cioè non essere nell'assetto in cui siamo adesso, che uno parla e gli, altri, e gli altri lo ascoltano, ma ascoltarsi reciprocamente, parlarsi reciprocamente con impudicizia e valutatività, ma non a caso, secondo la regola dell'oggettività e della referenzialità, a partire da un testo, diciamo così. E io per tanti anni, da quando Massa non c'è più, prima facevo formazione con lui in istituto di pedagogia alla statale, per tanti anni mi sono confrontata con operatori, con colleghi, con studenti, è un modo molto vivace per costruire il discorso educativo, è un modo che forse non abbiamo saputo tanto testimoniare o valorizzare nei libri che poi usiamo altri registri per la comunicazione, mentre vi assicuro è una scommessa che vale la pena di provare. La clinica della formazione è una pratica di ricerca, di consulenza e di supervisione volta a esplicitare le dimensioni latenti dell'esperienza educativa e formativa in qualunque età della vita e in qualsiasi contesto organizzativo. Non solo narrare le proprie storie di formazione e le proprie vicissitudini di educatore, ma esplorarne in profondità i modelli cognitivi le dinamiche affettive e i dispositivi pedagogici, anche a partire dall'ancoraggio a rappresentazioni artistiche e attività espressive. Istituire uno spazio e un tempo ricorrenti di autoformazione in piccolo gruppo, di conservazione riflessiva e di elaborazione mentale intorno ai significati più taciuti meno scontati e più radicali di un campo professionale così coinvolgente ma ridotto sovente a fervore tecnologico o a consolazione morale. Metodo clinico dunque nel senso dello sforzo compiuto dalle scienze umane per svilupparsi al di fuori tanto del modello delle scienze della natura quanto di quello delle scienze dello spirito. Clinica della formazione come liberalizzazione epistemologica esattamente protesa in direzione avversa a una medicalizzazione, a una psichiatrizzazione, o alla esclusiva psicologizzazione odierna, del lavoro educativo e del discorso pedagogico, come scambio alla pari tra cultura pedagogica e psicologica come arricchimento reciproco e progressivo tra teoria ed esperienza. Consapevolezza clinica come ascolto e sguardo loquaci sulla formazione all'interno di un setting pedagogico di secondo livello, aperto e dinamico. Clinica come cura di sé e degli altri, non come psicodiagnosi e psicoterapia. Clinica della formazione, come clinica della normalità e della generalità dell'esperienza, contro una pedagogia clinica ridotta a trattamento o a riabilitazione di singoli casi classificati come devianti o patologici, ma anche clinica come fastidio per il brusio di quella specie di new age pedagogica che ha lasciato da parte ogni inquietudine teoretica, ogni rischio interpretativo. Ogni procedura di controllo allo scopo di sfaldare la materialità e l'irismo tragico della formazione in un ripiegamento soggettivistico. Clinica, allora, come riattiv riattivazione di un campo di ricerca e di consulenza all'altezza delle sfide cognitive di una società in cui la formazione costituirà in maniera diffusa una nuova forma di dominio e di resistenza. Clinica della formazione, infine, come riappropriazione disincantata di alcuni temi più pregnanti ma frequentemente taciuti nei discorsi attuali sull'educazione, tra cui l'eros pedagogico e la corporeità, la strada e la comunità, l'iniziazione e la messa alla prova, le nuove tecnologie e la multimedialità, l'esperienza artistica e il nesso tra teatro ed educazione. Io non posso aggiungere niente oltre questo, solo dirvi che sono parole di più di vent'anni fa e noi abbiamo lavorato come gruppo di allievi e un po' di esperienza l'abbiamo fatta, insomma, si può fare. Grazie. Vi ringraziamo per l'attenzione. Vi informiamo che sarà possibile incontrare Iole Orsenigo dalle 19 presso il Bookshop ai Musei Civici per il Meeting and Greet dove saranno presenti anche Rita Scocchera e Francesco Chianese. Siete pregati di lasciare la sala così che lo staff possa prepararla ad accogliere il ritratto Maria Montessori l'educazione come aiuto alla vita a cura di Rita Scocchera che si terrà alle ore 20.15. Il festival prosegue al Teatro Sperimentale. Tra 15 minuti prenderà avvio Crash Test, una lecchia a cura di Edoardo Albinati. Grazie per la collaborazione e buona continuazione.